Ancora un consiglio comunale dopo l'ennesimo nulla di fatto della scorsa settimana, ieri sera a Sarno. All'ordine del giorno alcuni argomenti di natura meramente tecnica, sui quali l'opposizione si è astenuta nel segno della responsabilità verso la cittadinanza e la solita variante urbanistica relegata in coda all'ordine del giorno. Il sindaco Mancusi si è presentato in aula soddisfatto per due ordini di motivi. Il primo meramente politico, la maggioranza c'era tutta, pur nella variegata composizione delle ultime settimane. Ma a far visibilmente gongolare il primo cittadino anche la notizia, per ora solo indiscrezione, che la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore si accinge ad archiviare il fascicolo sulle presunte irregolarità commesse dalla Giunta con riferimento alla realizzazione dell'impianto di biogas a Foce. Il segnale di stasera del gruppo consiliare è un segnale sicuramente positivo perché vi è la presenza dell'intero gruppo di maggioranza e chiaramente anche della squadra di giunta che sta amministrando il Paese. La questione tra noi rimane irrisolta e in discussione, ma non compromette quindi l'approvazione di atti anche fondamentali per la città. Questo è un senso di maturità del quale chiaramente ho espresso in aula e esprimo qua pubblicamente soddisfazione e chiaramente mi sono impegnato a continuare a discutere per trovare la quadra, ma senza compromettere, abbiamo fatto anche giunta, gli impegni politici che abbiamo e gli obiettivi da raggiungere. Voglio anche dire che il Consiglio ha inteso quindi votare i provvedimenti in aula e di questo sono contento. Ho anche appreso, e questo è un motivo di soddisfazione, che la Procura ha archiviato la questione relativa al biogas. Quindi mi viene da dire, l'ho detto nell'aula consiliare, tanto rumore per nulla, cioè sembrava che avessimo fatto chissà quale illegalità di non tutelare la salute e i diritti dei cittadini, invece la magistratura ha ritenuto l'operato, lo dico al condizionale perché il provvedimento non l'ho ancora ma ho notizie fondate, l'operato dell'ufficio e pertanto quell'intervento è stato ritenuto pienamente legittimo e non attaccato dalla magistratura penale.